Le nebulose planetarie sono stati oggetti sconosciuti fino a circa 250 anni fa, fino alla metà del 1700, e poi non compresi appieno nella loro natura per almeno un altro centinaio d'anni. Quest'anno, nel 2021, iniziai a fare astrofotografia deep sky a 2 metri di focale con un telescopio RC da 10 pollici. Dato che mi auguro di potervi parlare su YouTube in futuro di tante nebulose planetarie e di raccontarvi attraverso le mie immagini qualcosa di curioso, di appassionante su questi oggetti cosmici davvero eccezionali, inizio questa serie di filmati raccontandovi brevemente proprio la storia delle nebulose planetarie. La storia dell'uomo, la storia della scienza rispetto alla scoperta e alla comprensione delle nebulose planetarie. Questi filmati che trovate su YouTube sono in realtà un lavoro parziale di un progetto più grande che trovate linkato in descrizione anche a questo filmato sul mio sito web, dove preparo e aggiorno ogni volta che aggiungo nuove immagini o nuovi filmati un percorso da seguire che alterna testi, immagini e filmati proprio per immergervi in questo fantastico mondo naturale delle nebulose planetarie. Buona visione! Il nostro viaggio alla scoperta delle nebulose planetarie ha inizio il 12 luglio del 1764, quando il cacciatore di comete francese per eccellenza, Charles Messier, intravede nel proprio telescopio durante le sue osservazioni notturne una sfera situata nella costellazione della Volpetta. Nelle sue note dell'epoca dichiara di aver scovato nella costellazione della Volpetta questo oggetto fumoso appena visibile, di forma ovale e completamente privo di stelle al suo interno. Charles Messier si appuntò a questo oggetto, ma in realtà lo scartò immediatamente dal punto di vista dell'interesse, poiché non era l'obiettivo delle sue osservazioni dell'epoca. Il suo obiettivo dell'epoca erano le comete e aveva necessità di identificare oggetti che avrebbero potuto confonderlo e che non c'entravano con quelli che stava cercando, anche per evitare di non ripetere l'osservazione in futuro su quegli oggetti. All'epoca Messier non si dimostrò particolarmente interessato di questa osservazione e la scartò, così come molti suoi colleghi dell'epoca. Non sapeva di aver appena scoperto quella che oggi noi chiamiamo dal catalogo Messier M27, la nebulosa planetaria Manubrio. Non c'era nessun tipo di conoscenza su questi oggetti all'epoca, anche perché se avesse potuto osservare quello stesso oggetto con più accuratezza si sarebbe accorto che all'interno di questa sfera fumosa c'erano delle stelle visibili. La storia ci porta così fino al 1779, quando un altro astronomo, Antoine Darquier, scovò tra le stelle Gamma e Beta della costellazione della Lira un oggetto davvero molto strano. Darquier descrive circa in questo modo la nebulosa, dicendo che è un oggetto molto opaco ma ben definito, grande circa quanto Giove, all'apparenza sembra un pianeta che sta svanendo. Se sei un astrofilo probabilmente hai già capito che cosa Darquier aveva scoperto nel 1779 tra le stelle Beta e Gamma della costellazione della Lira. Niente di meno di M57, la nebulosa Anello. Entro poco tempo, entro un anno, nel 1780, Pierre Méchon, un altro scienziato, scoprì
M76, la nebulosa planetaria che noi chiamiamo Piccola Manubrio, e un anno più tardi M97, la nebulosa Gufo, o Civetta. Alcune delle più belle, delle più caratteristiche nebulose planetarie che conosciamo oggi, entro la fine del 1700 erano già state scoperte, ma ci fu una persona, in particolar modo, che diede una svolta alla definizione di un nuovo tipo di oggetti che popolano il nostro universo, William Herschel. William Herschel è uno degli astronomi forse più famosi della nostra storia recente, ed è la persona ad aver scoperto il pianeta Urano. Nell'estate del 1782 William Herschel iniziò un lungo percorso di studio e di osservazione per cercare di catalogare quante più nebulose riuscisse a scovare. E identificò un oggetto che descrisse come un disco di forma ovale abbastanza luminoso, ma non ben definito, che in qualche modo ricordava l'aspetto di un pianeta. William Herschel stava osservando la nebulosa planetaria Saturno. In breve tempo arrivò a classificare fino a 79 apparenti nebulose planetarie, anche se in realtà la storia ha poi dimostrato che la maggior parte di queste osservazioni, di questi appunti che si era segnato, erano da attribuire a lontane galassie. Ma una parte di queste 79 erano effettivamente, rappresentavano una prima classificazione di nebulose planetarie. Ma fu soltanto 2 anni più tardi, nel 1784, che William Herschel coniò questo termine, che è moderno in uso ancora oggi, di nebulosa planetaria, proprio perché questi oggetti gli ricordavano le osservazioni che aveva condotto sul pianeta Urano, che aveva definito così Round Greenish Entity, un'entità rotonda e verdastra, molto simile in qualche modo a una nebulosa e a cui queste nebulose planetarie sembravano effettivamente assomigliare. Ad ogni modo, fino a questo punto delle osservazioni, non era ancora stato ben possibile per questi astronomi identificare la presenza di stelle all'interno di questi corpi nebulari. Ma il 13 novembre del 1790 le cose cambiarono improvvisamente. William Herschel scoprì NGC 1514 e la descrisse come una stella di 8ª magnitudine circondata da una sfera fumosa abbastanza debole, di circa 3 primi di diametro, tutta attorno alla stella. La stella era situata perfettamente al centro della nebulosa e William Herschel iniziò ad intuire che quella stella potesse essere in qualche modo legata alla nebulosa circostante. Tanto che appena un anno più tardi, nel 1791, scrisse per la Royal Society una pubblicazione che intitolò Nebulous Stars, Properly So Called, stelle nebulari, così propriamente chiamate, più o meno, dove ipotizzava che questo fluido fumoso intorno alla stella potesse essere in qualche modo legato proprio alla stella centrale. Vi ricordate quell'osservazione di Darquier tra gamma e beta della costellazione della Lira, la nebulosa Anello? Fu soltanto nel 1800 che un altro astronomo, Friedrich von Hahn, scoprì la presenza di una stella al centro proprio di questa nebulosa. Da questo punto in poi vennero scoperte molte altre nebulose planetarie da diversi altri astronomi. Carl Ludwig Harding scoprì nel 1820 la nebulosa Elica, chiamata anche nebulosa Occhio di Dio, NGC 7293. E anche il figlio di William Herschel, John, scoprì diverse altre nebulose planetarie in quegli anni. Stava iniziando a nascere un vero e proprio catalogo di questi oggetti astronomici così diversi da tutto quello che si era osservato fino a quel momento. Gli astronomi Frederick Struve e James Dunlop aggiunsero molte altre planetarie a quelle di John Herschel, fino ad un momento che è senz'altro molto caro agli astrofili moderni. Siamo nel 1880, quando John Dreyer raccoglie tutte queste osservazioni e le raggruppa in un unico grande catalogo, che chiama New General Catalog of Nebula and Star Clusters. È nato il catalogo NGC. Il catalogo NGC nel 1880 contiene già 95 nebulose planetarie, ma verrà costituita un'integrazione, un'appendice, il catalogo IC, l'Index Catalog, che ne aggiungerà altre ben 35 a quelle già scoperte. Superato il centinaio di nebulose planetarie scoperte dall'uomo verso la fine del 1800, il mondo è pronto a dare una grande svolta alla conoscenza di questi oggetti. Nella seconda metà del 1800 nasce la spettroscopia,
E quando la spettroscopia sarà applicata alle osservazioni astronomiche, le nebulose planetarie per gli scienziati non avranno quasi più segreti.